ministro. Ogni anno bisogna venire a fare il punto della situazione. Come va? Perché lui aiuta la fiera. Io come l'ha detto tutti? Va molto bene. Iniziamo a dar seguito a quel progetto che avevamo detto insieme. Prendete nota, che questa è la vera conferenza esterna. Stiamo seguendo quel progetto che avevamo annunciato l'anno scorso e sta crescendo la vendita delle macchine con precision farming alla grande. Quindi, ma a livelli da doppia cifra. Abbiamo iniziato a ragionare qua l'anno scorso. Esatto. Mi ricordo bene che non è stato semplice inserire il nostro pezzo agricolo nella partita 4.0, pure con superammortamenti. Soprattutto anche per i contoterzisti, è iniziato tutto un progetto completamente diverso. Abbiamo sbloccato una serie di partite che... Ben trovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agriinforma. Siamo a Cremona in occasione della fiera ed è un piacere avere l'opportunità e la possibilità di ospitare nella nostra trasmissione il ministro Maurizio Martina. Grazie mille per essere qua con noi. Buongiorno, grazie a voi. Vorrei parlare con lei di quel pacchetto molto interessante Omnibus. Quali novità ci sono? Questo è un pacchetto di cambiamento della politica agricola europea che il Parlamento ha votato, il Parlamento europeo, ha votato anche il Consiglio. Sono novità importanti perché semplificano fondamentalmente una parte consistente delle procedure e delle scelte fondamentali della PAC, in particolare per il greening, per l'agricoltore attivo, per l'accesso ai contributi da parte dei giovani agricoltori. Diciamo che sono azioni che dovrebbero aiutarci a semplificare di più il rapporto tra l'azienda agricola e diciamo il sistema dei contributi europei. Per me è un bel passo in avanti, ci abbiamo lavorato molto come delegazione italiana, sia al governo che al Parlamento europeo, e quindi meno male che è arrivata questa novità, perché come sempre ci diciamo anche in queste occasioni, noi troppo spesso abbiamo una politica agricola troppo burocratica, troppo pesante, queste semplificazioni aiuteranno. Si cerca di snellire un pochettino quindi il tutto? Sì, l'obiettivo fondamentale è quello, cioè correggere una parte degli eccessi burocratici che in qualche modo si sono generati a livello di dibattito europeo. Diciamo che c'è un discorso anche di snellimento di quelli che sono i costi anche con sgravi fiscali importanti per gli under 40. Questa è una scelta che in particolare abbiamo fatto con le azioni del governo nazionale, con le nostre iniziative. Sapete che abbiamo puntato tutto sul rinnovamento generazionale in agricoltura. Anche quest'anno nella legge di bilancio confermiamo gli sgravi contributivi per gli under 40 che vogliono aprire un'impresa agricola. Abbiamo dei bei numeri perché siamo cresciuti di 20.000 unità di imprenditori giovani under 40 di qui dal 2014 a oggi, quindi un bel segnale. Dobbiamo andare avanti e lavorare ancora di più su questo tema. E sempre parlando comunque di soldini, potremmo dire, c'è un discorso importante anche per quanto riguarda l'abolizione di IMU, IRPEF e IRAP. Abbiamo confermato anche quest'anno l'abolizione delle tre tasse per IAP e CD, quindi per imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Quindi non si pagherà l'IMU agricola, l'IRPEF agricola e l'IRAP agricola, a conferma dell'investimento che il governo sta facendo sul settore agricolo. E l'anno scorso ci eravamo lasciati con questo importante obiettivo del 10% di superficie appunto con minima lavorazione, con precision farming. E a che punto siamo? Guardi, mi fa piacere che con diciamo la riflessione più puntuale la fate voi prima di me. Credo che sia evidente che tutto il lavoro che abbiamo fatto per spingere sul precision farming dall'anno scorso a quest'anno sta iniziando a produrre i suoi frutti. Ci sono dei segnali interessanti, le imprese, le aziende agricole ricominciano a guardare con fiducia anche investimenti su tecnologie e innovazioni. Noi stiamo spingendo il fatto di poter utilizzare in particolare per gli agromeccanici alcuni strumenti come il superammortamento, l'iperammortamento aiuterà e sta aiutando questo sforzo di rinnovamento del parco macchine e di rinnovamento delle tecnologie. Noi dobbiamo andare avanti, la cosa vera adesso è non fermarsi e quindi dare continuità a questo sforzo per arrivare all'obiettivo 10% superficie agricola
agricola italiana lavorata con precision farming e quindi infrastrutturata tecnologicamente dal punto di vista dell'innovazione per come deve essere. E guardando al futuro, PAC 2020 come sarà? Ci sono già delle novità? Non ancora, ma è chiaro che quello è un passaggio decisivo per noi come per l'Europa. Il primo vero tema è difendere, diciamo, il budget agricolo del bilancio dell'Unione Europea. E dobbiamo difenderlo e qualificarlo. Ci stiamo lavorando, abbiamo iniziato a parlarne con la Commissione. I prossimi mesi saranno decisivi. Però la tecnologia sarà comunque alla base. Deve essere assolutamente centrale nello sviluppo del nuovo modello agricolo europeo. E noi dobbiamo lavorare tanto per arrivare all'obiettivo del 10%, ma in generale per spingere di più su un'agricoltura innovativa, digitale, tecnologica, e vuol dire anche un'agricoltura più sostenibile. E questo è l'obiettivo comunque che si impone anche lei. È il vero tema. Grazie mille per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille. Vale. Insomma, davvero un piacere avere l'onore appunto di ospitare il ministro Maurizio Martina nella nostra trasmissione, e è bello anche l'accoglienza, insomma, appena arrivato nello stand che si ricordava dell'intervista dello scorso anno, della visita, e è bello anche questo discorso che ci ha detto di questa agricoltura che pian piano veramente si sta allargando, l'agricoltura di precisione, per arrivare a questo 10% di superficie appunto con questa tecnologia. Certo, innanzitutto sono molto orgoglioso di avere, come hai detto tu in trasmissione, il piacere di ospitare il ministro Martina. È ovvio che mi fa ancora più piacere perché tutta la strada che abbiamo percorso sino ad oggi è la strada giusta, tutto lo sta confermando. Come ho spiegato al ministro, stiamo investendo tantissimo e questi investimenti ci hanno portato ad aumentare anno dopo anno, stagione dopo stagione, il numero di macchine dotate di questa grandissima tecnologia. E credo che il discorso del 10% in così poco tempo di superficie utilizzata con la precision farming non sia assolutamente utopistico, anzi sia un qualcosa di molto molto concreto, e devo essere sincero che grazie al supporto che questo ministro sta dando a questa nuova agricoltura, credo che insomma tutto stia andando per il verso giusto. Anzi, lui si è anche complimentato, cioè ce ne fossero comunque di aziende che investono tanto per far passare questo nuovo messaggio, questa nuova filosofia. Una cosa che ho detto quando ci è venuto a visitare poco fa proprio è stata questa, una delle prime cose che ho detto: dobbiamo cercare di rendere fruibile tutta questa grandissima tecnologia al numero maggiore di agricoltori, e lui ovviamente mi ha fatto molto piacere perché ha confermato che questi investimenti dovrebbero portare sicuramente dei grandissimi risultati. Noi lo stiamo ottenendo, noi siamo un'azienda focalizzata sull'attrezzatura e su alcuni servizi specifici, e anche noi quest'anno abbiamo aumentato quasi il 15% il fatturato rispetto all'anno scorso, nonostante si stia uscendo un attimino adesso da un discorso di crisi. Quindi l'agricoltura sta dicendo chiaramente che il futuro è quello fissato a questa nuova tecnologia, a questa precision farming, su un po' tutte le attrezzature che un agricoltore o un contoterzista può acquistare. E per tutte le dimensioni poi? Beh, noi l'abbiamo ripetuto in tantissime trasmissioni, non è assolutamente vero che la precision farming è una tecnologia costosa, tutt'altro, è una tecnologia che farà risparmiare tanti tanti soldi ai nostri amici agricoltori, non solo mezzi tecnici, quindi anche in tempi proprio da utilizzare in campo e da utilizzare poi per fare qualcos'altro. Quindi oggi, e più andremo avanti, costerà sempre meno, dobbiamo veramente prendere in considerazione questa nuova era. Io la considero così perché è l'unica era che ci permetterà di fare reddito, di avere un ritorno veloce degli investimenti. E poi il ministro Martina ha parlato di questo cambio generazionale, insomma, che le giovani aziende devono essere supportate, però è importante sottolineare che questa tecnologia è adatta a tutte le età. Sì, anche questa è una cosa che abbiamo ribadito tante volte, perché spesso e volentieri viene presa come difficile da utilizzare. È assolutamente il contrario, questa tecnologia sta evolvendo tantissimo ed è veramente fatta per tutti, gestibile da tutti, non c'è una persona che non abbia utilizzato un computer che non possa utilizzare un monitor di questi, perché è tutto altamente intuitivo, è tutto molto figurabile sul monitor, quindi qualsiasi operatore è in grado di utilizzare questa grande tecnologia. Tra l'altro ricordiamoci che questa è una tecnologia
che prevede che la macchina lavori per l'operatore, quindi a maggior ragione l'operatore è avvantaggiato da questo. Grazie mille Presidente Sandro Battini. Grazie a voi. E amici agricoltori, noi ci vediamo sempre la settimana prossima per una nuova puntata di AgriForma. Rimarremo ancora qua in fiera per raccontarvi le novità. Buona domenica a tutti.